parlare di leadership e di leader, di pensare la leadership nella complessità. Vediamo cosa vuol dire complessità. Parto un po' con una critica ai modelli che ci insegnano il management, spesso anche nelle università, nel business school. La cosa di cui parto è un'affermazione di una ex docente di Harvard che dice: sono arrivato a pensare che molto di ciò che io e i miei colleghi abbiamo insegnato ha causato grosse sofferenze, addirittura ricchezza e valore e stabilità dell'economia mondiale ha contribuito a mettere in crisi il capitalismo del XX secolo, in cui gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo piano piano. Zaboff è un ex docente di Harvard che ha detto queste cose quando è uscito da Harvard, chiaramente forse non poteva dire, però questo è interessante, dice: ciò che si insegna a volte è controproducente rispetto alle esigenze del capitalismo e delle aziende. Un'altra affermazione forte che si può utilizzare per fare un processo è quella di Misber, che dice: il problema con la crisi economica non è tanto di economics, ma è una crisi di management. Cosa vuol dire questo? Beh, vi do alcuni dati tra crisi che sono interessanti. Alcune ricerche dicevano che nel 1990 mediamente un'azienda quotata durava 24 anni. Questa durata media di un'azienda nel 2007, quindi prima della crisi che inizia nel 2008, è scesa a 12 anni. Quindi le aziende tendono a morire precocemente. E forse, come diceva Mito, che è la Zabò, forse una parte di questo è causa del merito, il livello di merito che abbiamo. I CEO non durano, quindi la durata media di un CEO è precipitata a 6 anni quando era 10 nel 95. Perché non durano? Perché i risultati non arrivano, la cosa più facile è cambiare l'amministratore delegato e cambiare vita, provare a ripartire con un altro CEO. Si potrebbe pensare che queste cause siano un problema di bad execution, cioè il management funziona, è l'esecuzione del management che non funziona. Alcuni lo hanno scritto dei libri su questo. Proviamo a ragionare se questa può essere una soluzione. Prendo alcuni fatti, alcuni dati. Ogni anno abbiamo circa 150.000 diplomati in MBA, con Master in Business Administration. I diplomati in MBA nel mondo sono più di 2 milioni, circa il 70% di loro o fanno consulenza alle imprese o sono senior management di imprese. Ci sono circa 2.000 riviste accademiche che si occupano di management negli Stati Uniti e in Europa, e ogni anno vengono pubblicati 50.000 paper scientifici sul management. Quindi non c'è mai stata una così grande education sul management oggi. Eppure abbiamo questi tipi di problemi. E ogni anno spendiamo circa 50 miliardi di dollari in formazione manageriale. Quindi, il punto forse è come noi abbiamo pensato, perché le origini del management che ancora oggi troviamo in azienda hanno appunto delle origini lontane, perché arrivano da questi signori qui. È vero, qualcuno pensa forse Taylor, forse Seagal, Kant, ma questi signori qua sono un po' più antichi, cioè Francis Bacon, c'è Cartesio, c'è Newton, signori che hanno contribuito a fare la rivoluzione scientifica, che ha dato una visione del mondo, e la visione che ha dato del mondo ha influenzato il modo di fare management dentro l'azienda. La gestione oggi dell'impresa continua ad essere basata sull'assunto che i manager possono controllare il sistema, possono prevedere il sistema è controllato. Pensate a tutte le prassi che ci sono nel management: si calcola il ROI, il ritorno dell'investimento, si fanno le best practice, si fanno le previsioni, pianificazione, okay? Si calcola il rischio, abbiamo visto come si porta a calcolare il rischio. Cioè, tutto questo è il mondo visto come una macchina di newtoniana memoria, cosa che attualmente non è più. Questo è il problema del manager, cioè si pensa che la decisione del manager corrisponda a un comportamento lineare dell'impresa. Se il leader, il manager decide una cosa, poi l'organizzazione si adegua e porta questo tipo di risultato, ma non è così. Alcuni esempi banali: qual è il significato più assegnato alla parola manager? L'ho chiesto negli Stati Uniti, adesso chiesto in Italia, noi abbiamo detto gestione, no? Manager e gestione sono sinonimi, quindi non si può dire. Negli Stati Uniti la parola più assegnata a management è controllo. Come viene definito normalmente il proprio manager dipendente? 100 anni di manager e lo chiamiamo ancora capo, boss.
Quando pensiamo a una struttura organizzativa, che cosa ci viene in mente come figura geometrica? Dopo 100 anni di management, la piramide. Guardate alcune definizioni prese dai dizionari di management. C'è una cosa interessante che torna. Questo è il primo, the control and operation of a business or organization. Secondo, the act or skill of controlling and making decisions about the business, department, sports, teams, eccetera. Vado avanti con le altre, tutto ha a che fare con il controllo. Management è controllo. In un mondo che è difficile da controllare, perché? Perché è un mondo che va verso la complessità. Oggi la realtà è fortemente complessa. Tutto è intrecciato. E quindi ci sorprende. Ha un'evoluzione che non riusciamo più a controllare, quindi il management va in crisi. Allora, per andare avanti e provare a capire velocemente come provare a ripensare la leadership, penso sia importante fare una brevissima riflessione su cosa vuol dire complessità. E qui ho messo questi tre termini che a volte usiamo come sinonimi, ma che non sono, incerto, complicato e complesso. Allora, chiaramente anche le cose complicate e complesse sono incerte, ma possono esserci anche cose incerte, non complicate e non complesse, cioè incerte e semplici. Un esempio di una situazione incerta e semplice è questo. Domani sera, non stasera, perché arriverò troppo tardi, arriva a casa mia un amico e non so se ama risolvere quei punti. Io ho un problema incerto semplice. Un problema incerto semplice è un problema di mancanza di informazione a riparibile. Quindi non è un problema materiale. Glielo chiedo e risolvo il problema. Più interessante è complicato e complesso. Allora, un problema complicato è un problema di difficile soluzione. Come questo. Rimontare quest'auto. Non tutti noi saremmo in grado di rimontarlo, ma tutti sappiamo che esiste un modo ottimale per rimontarlo. Quindi un problema complicato è un problema di difficile soluzione ma circoscritto e esiste una soluzione ottimale. Devo trovarla. Il sudoku è un problema complicato, il cubo di Rubik è un problema complicato. Okay? Per affrontare un problema complicato occorrono tipi di competenze verticali, specialistiche. Ecco, se noi pensiamo ad esempio anche negli MBA, nell'università noi insegniamo le discipline, non insegniamo management e quindi insegniamo molto bene a affrontare problematiche complicate, magari facendo anche un piano d'azione per risolverle. Complesso invece significa deriva da complexus, cioè intrecciato più volte. Un problema complesso non ha una soluzione ottimale, ha tante soluzioni subottimali e anche quando funzionano, funzionano solo qui e ora, sono contestuali. Questo mette una grossa sfida alla nostra capacità di apprendimento e di evoluzione. Un esempio di complessità è come faccio a far sì che mio figlio, Giorgio, a 15 anni non si droghi. Non c'è una soluzione ottimale, non è un problema complicato. Non posso andare a prendere le best practice e applicarle nel caso di mio figlio. Se io dovessi applicare cosa insegniamo oggi nel management dell'azienda al problema di mio figlio, la prima cosa che farei, pensarci, è fare una strategia per far sì che a 15 anni mio figlio non si droghi. Quindi farei una SWOT analysis, chiaramente non applicata a business, ma a mio figlio, no? Qual è l'ambiente in cui si muove, gli insegnanti, eccetera, punti di forza del suo carattere, le possibili debolezze. Poi sceglierei un consulente, magari uno psicologo, un esperto in pedagogia, e farei un piano d'azione per far sì che a 15 anni non si trovi. E magari questo piano d'azione significa essere, sulla base del consiglio della SWOT, un padre inflessibile che è molto attento a, come dire, riprenderlo quando va fuori a certi principi, io lo applico e a un certo punto scopro che non c'è il mio figlio si trova perché non è più un padre come me. Ho sbagliato strategia. Se potessi tornare indietro, cambio chiaramente il consulente, mi ha consigliato questo e rifaccio la strategia. Mi dice: no, guardi, lui deve essere un padre conciliante, tollerante, un padre che parla con suo figlio. Io applico la strategia e a 15 anni mio figlio mi dice: papà, ci facciamo una cagna insieme. Ma non è un problema di strategia, perché non c'è un'unica soluzione ottimale. Devo essere contestuale, capire come reagisce passo per passo per qui. E spesso il management ha questo tipo di problema, perché? Perché anche l'organizzazione è un sistema complesso, dove tutto è intrecciato e ha una dinamica, ha un'evoluzione che io non posso controllare, non posso pianificare. Nei sistemi complessi c'è questo principio ben descritto da un filosofo che è Herbert Morin, che è il principio dell'ecologia dell'azione. In un sistema complesso qualunque azione o decisione impresa non governa l'output finale. E quindi devo costantemente apprendere che cosa sto facendo.
pensate alla logica della pianificazione che è molto in voga nelle aziende. La pianificazione significa che io faccio A più B più C per raggiungere X, ma quando faccio A il mio sistema è già cambiato, devo chiedermi vale ancora il B oppure devo apprendere da ciò che è cambiato nel sistema. Quindi bisogna provare a ripensare, si possono cambiare molte cose, rimanere in pochi minuti, parlo soltanto della leadership, ma ha a che fare con il management, con la misurazione della performance, con l'organizzazione, la strategia è molto, molto ardua. Adesso parliamo velocemente di leadership, e sulla leadership ogni anno si spendono moltissimi soldi, questo è quanto si spende negli Stati Uniti, ma contemporaneamente stanno venendo fuori alcuni libri che non hanno una grande opinione della sorta di salute della leadership, quindi hanno messi. Ad esempio alcuni sono i risultati di questa spesa, cioè quando vado velocemente non ce la facciamo. Ci sono molti dipendenti che sono disengaged, quindi nonostante si spende moltissimo sulla leadership, non riusciamo a avere una leadership forte che funziona sull'azienda. Ad esempio il Global Human Capital Trends di Deloitte mette in evidenza che solo il 13% delle aziende dichiara eccellente e soddisfatta nel modo in cui riesce a sviluppare il proprio leader. E stanno apparendo dei libri, come dicevo prima, che mettono in discussione il tema della leadership, quindi Leaderless Revolution, The End of Leadership, eccetera. Ne ho preso uno di questi libri, ho preso il primo di Barbara Keller, ma anche lei insegna ad Harvard. Lei scrive in questo libro: ho dedicato la mia vita alla leadership, insegno leadership da oltre 30 anni e ho scritto 12 libri su questo tema. Faccio parte di numerosi centri di ricerca, associazioni e istituti sulla leadership. Perché quindi scrivono un libro come questo? Perché mettono in conto tanti miei colleghi che come me hanno dedicato la loro vita alla leadership? La ragione è che mi sento sempre più in difficoltà a parlare di leadership nel XXI secolo, mentre l'industria che gira intorno alla leadership sta prosperando, al di là dell'immaginazione, i leader si mostrano progressivamente più inefficaci. Cioè lei dice che i leader sono inefficaci. Queste sono solo alcune delle teorie che negli ultimi 70 anni abbiamo tirato fuori sulla leadership, per la teoria del grande uomo, la transformational leadership, ma nonostante 70 anni di studi accademici sulla leadership ancora non sappiamo bene cos'è il leadership. E la cosa interessante è che c'è un filo rosso su questo, e spesso applicarne uno o un altro fa poca differenza, perché prende un qualcosa che magari all'inizio non funziona tanto, come questa, e ci aggiunge, se non è ben contestualizzato, soltanto piccole cose che non aumentano la funzionalità. Il problema è questo, che noi pensiamo al leader come colui che ha un ruolo importante nella gerarchia, che decide alcune cose, influenza i follower e raggiunge un obiettivo meccanicistico, deterministico. Questo è un modello che ho preso da Tarsa Gordon sulla leadership trasformazionale. La cosa interessante qual è? Che in questi due assi cartesiani, cioè una leadership efficace e una inefficace, una passiva e una attiva. E l'efficacia della leadership cresce al crescere della sua attività, della sua visibilità. Il leader è visto nei modelli tradizionali sempre più come un eroe, una persona che prende in mano un'azienda e la trasforma. Ecco, questo secondo me è un aspetto critico, problematico per il governo della complessità. E ho provato a rivedere questo sulla base dei principi della complessità, cioè secondo me non è corretto avere una leadership che è linearmente funzionale in base all'efficacia, perché ci sono chiaramente dei leader che sono passivi e inefficaci, sono quelli che non fanno nulla, sono leader assenti, laissez faire, ma ci sono anche dei leader molto attivi, molto visibili, che sono inefficaci perché sono autocentrati, sono basati su di loro, mettono il loro centro, il loro interesse, il loro ego e non la vita degli altri. Chiaramente ci sono leader che sono trasformazionali, quelli che prendono in mano un'azienda va male e la trasformano, ma ci sono anche dei leader, questi sono molto attivi, dei leader che sono efficaci ma sono invisibili, sono leader creatori di contesti, generano contesti, cioè non guidano direttamente le persone ma creano le condizioni di partenza per far sì che questi comportamenti, queste relazioni dentro l'azienda evolvano in una maniera coerente al tipo di business e al tipo di obiettivi che ha. Quindi, e vado alla conclusione, se la complessità del sistema organizzativo e anche esterno è bassa, quindi il sistema è complicato, è bloccato, no? Chiaramente non c'è un'emergenza al basso, è una macchina l'organizzazione e l'azienda non ha bisogno neanche di un leader. L'azienda tayloristica è un'organizzazione macchina che va avanti anche senza leader. Quando cresce la complessità
interna e esterna anche di mercato, allora abbiamo bisogno di un leader enorme, un leader che sa portare fuori l'azienda perché cresce la competitività. Noi spesso siamo bloccati in questo tipo di guado, metà. Non siamo più aziende logistiche, ma abbiamo bisogno di leader enormi che riescono a motivare le persone, avere la visione, di dare gli altri. Ma più cresce la complessità, è o più cerchiamo super uomini, oppure bisogna cambiare il modello di leadership. Perché più cresce la complessità, più aumenta l'emergenza al basso. Cioè le dinamiche di auto-organizzazione dell'azienda. Le persone hanno reti sociali e le loro reti sociali portano all'evoluzione dell'organizzazione. Quindi abbiamo bisogno di leader che riescano a governare il contesto e queste dinamiche di auto-organizzazione. Come vedremo, le competenze cambiano radicalmente. Questo è un bello esperimento che ha fatto Hans Mollermann in alcune città, che sono in Germania e in Olanda, che è la Share Space, dove lui ha tolto qualunque tipo di cartello stradale, sono sul tipo alcuni video, non faccio vedere che sono in ritardo, ma interessante, ha creato un contesto particolare per il tipo di realtà. Non significa proprio ottenere regole in azienda, significa provare a costruire quelle cornice che fa sì che alcuni comportamenti evolvano in modo che poi andiamo a vedere. Faccio alcuni esempi. Noi pensiamo alla leadership come un semaforo, cioè il leader come quello che dice cosa fare, che ti motiva, dice vai avanti, fermati, come un semaforo, rosso, giallo e verde. Dobbiamo pensare, a ripensare una leadership di una complessità come colui che costruisce delle rotonde, dove anche in assenza del leader le persone sanno cosa possono fare, sanno quali sono le regole sociali di interazioni e portano a dinamiche di auto-organizzazione. Un esempio di dinamiche di creazione di contesto applicato in ambito militare, ad esempio, è questo che è successo a Kufa in Iraq, dove c'è una correlazione tra le rivolte in piazza e il kebab. Hanno studiato ad esempio un pattern di comportamento, cioè cosa succede? Che quando c'è molte persone arrivavano in questa piazza, ad un certo punto la dimensione della piazza diventava così calda che scoppiavano rivolte e doveva intervenire l'esercito con la forza, con i carri armati. Questa era un'azione diretta, ok? Hanno provato a capire se c'erano altre modalità e cosa hanno fatto? Sono messe delle vie di accesso alla piazza e facevano entrare tutti nella piazza, anche più facinorosi, ok? Quando la piazza è strapiena, a un certo punto però i militari bloccavano i venditori di kebab. Soltanto questo. E cosa accadeva? Che tanta gente nella piazza non aveva sufficiente cibo e acqua e cominciava a defluire. E quindi non si portavano alla fine delle violenze. Questo è un modo per creare contesti che generano comportamenti. Non diretti, indiretti. Da leader invisibile. Quindi occorre, come le ultime due slide, cambiare le competenze per una leader. Cioè, cerchiamo sempre di insegnare al leader la motivazione, la persuasione, la creare visioni strategiche. Ci sono altre competenze estremamente importanti per sviluppare la leadership nei sistemi complessi. Ad esempio, sapere individuare i network sociali all'interno dell'azienda e riconoscere quali sono i partner emergenti all'interno dell'azienda. Perché così ci si può guidare. Costruire degli attrattori organizzativi. E anche sapere usare il simbolico, cioè creare della cultura in azienda che porta a generare contesti favorevoli e soprattutto sviluppare e adottare il pensiero sistemico. Troppo spesso in azienda si decide una cosa con un orizzonte temporale brevissimo e si creano non soluzioni ma iper soluzioni, cioè una cosa che serve oggi ma crea problemi domani. Vi segnalo il mio blog, Completa dalla complessità, dove ci sono un po' di articoli su questi temi che mi appassionano, e chiudo l'intervento con un monito di qualcuno che ha studiato a lungo il management e che verso la fine della carriera ha detto una cosa che dovrebbe farci pensare. È Peter Drucker che dice: molto di ciò che noi chiamiamo management consiste nel rendere difficile alle persone fare il proprio lavoro.